Daniele Cardaci, eccolo qua. Bravo, bravo Daniele. Sì. Tom, piano, vai piano, bravo. Daniele, eccolo qua. Buonasera a tutti. Daniele, allora, tutto a posto? Io mi sono cresciuto un barboncino, quindi stai crescendo la barba. Ci vuole. La barba ci vuole, oggi è di moda. Oggi è di moda. Dovete sapere che Daniele, dove la va, veramente, giuro, veramente, mi fa sempre divertire, come tutti gli altri artisti ovviamente. Ma Daniele è particolare perché questo suo modo di fare, ci credete, esprime così gioia, divertimento, c'ha la faccia allegra, è vero? Se noi abbiamo quella oggi, dai, che rimane più della mia? Non rimane niente. Ok, Daniele, allora vuoi partire con... Allora, io prima vorrei ringraziare, come hanno fatto anche tutti gli altri, volevo ringraziare Mario Ziraffi, l'organizzatore della serata, Maurizio Del Greco, Enzo La Russica, tutti quanti, Angelo Tambè, i nostri fonici, tutti con loro. Poi io da Soligno ho portato pure qualcuno, Sì. Mi sono portato il mio parrucchiere, Giovanni Orfallino, il mio meccanico Raffaele, salutiamo Venezia, Uzio Angelo, Uzio Gola, mi sono portato anche la scorta di là, capito? Ho capito, i bodyguard si è portato. No, bodyguard no, come fai a capire, come giusta la mano, tutto è fatto uno sordo, no, non è andato. È pure il meccanico tuo, ok, Raffaele è pure il meccanico tuo. È diventato pure il meccanico mio, quindi sì. È bravo Raffaele, è bravo. Per la vostra pubblicità, Deluxe Car, Soling, giusto? Dopo ti offri il caffè, ha detto. No, ma va a dare il piccio, il caffè. Allora, carissimi ospiti, io innanzitutto, prima di iniziare, volevo dire due paroline e iniziamo. Beh, non dire brutte parole. No, per carità. Ah, ecco. Allora, innanzitutto io faccio un tuffo nel passato perché l'anno prossimo festeggiamo i 10 anni. Sì, aspetta un attimo, vediamo se qualcuno ha un salvagente, lui farà un tuffo. C'è qualcuno che ha un salvagente, non ce l'ha. Vabbè, farò un tuffo nel passato, sono andato a prendere dei pezzi quando ho iniziato a cantare, l'ho rimodernati e questa sera ne faccio 2 o 3 che già sono conosciuti, ma poi farò anche qualche pezzo. Ma lei ti vuole fare una domanda in turco? Vai! Fagli questa domanda in turco, dai! Na assassina, na! Io, sono io. Avete capito qualcosa? Non ci capite niente! Facciamo un applauso, forza! Dove sono le mani qua? Questo è molto importante, adesso appena inizio a cantare le mani, quelli devono... Sì, devono bruciare le mani. Devono bruciare le mani. Perfetto, noi ti lasciamo il palco, ti lasciamo la tua musica. Vai. Daniele Cardaci! Numero 1, vai. Le mani, basi su, base, su. Anche là dietro, non si nelle luci signorine, a te ne cresce niente senza scuola, a chi sti guagli un genere di cantore, se ti piace che la mazziate, per quando vado a scuola non si chiude, non posti la domanda la cammina, perché tieni da fare, al naso specchi le loro sale, tutti, scugnizza, ma non è padre da sangazzene, perché la faccia è figlia zoccola, è innamorata di sarraccene, per un basile sacceressene, ma non mai solamente chiacchiere, perché non può nisciure. Potete avvicinarvi, tranquilli. Appena la famiglia è coricata, tu metti mano per telefonate, per radio tu ti fai chiamare l'Oreste, io sento quando arrivo nel bullette, ancora non si ferma né già fuma, o fa le caccia sul proprio rumo, non posso dare manca la cammina, perché tieni da fare, al naso specchio lo risale, oce, scugnizza, mamma del padre che se incazza, perché la faccia è figlia e zoccola, è innamorato che si arrancia, per un basile s'accelessene, ma tu vai solamente chiacchiere, perché non può nisciude. Le mani dove sono? Non vedo le mani in questo lato, dove sono le mani? Anche là dietro, le mani. Forza, sì, vai! Scugnizza, mamma del padre s'incazzene, perché
la faccia di mie nonne, è innamorato di Sanaccio, per l'uvasi le sacceresse, ma tu fai solamente chiacchiere, perché non vuoi nessuna scagonizza, mamma ne vado di Sanaccio, perché la faccia di mie nonne, è innamorato di Sanaccio.